buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. Puntuale come sempre, vi giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Ed ora spazio alla nostra amica Matilde con i suoi consigli, con i suoi segreti. Buongiorno Matilde. Buongiorno Orazio, oggi voglio parlare di pittura, in particolare di Fernando Botero, un artista contemporaneo che omaggia le forme e la rotondità. Le forme dilatate sono un tratto distintivo del pittore colombiano, vero Matilda? Sì, pensa che l'anno scorso ho visto una bellissima mostra al complesso del Vittoriano a Roma sulla lunga carriera di Botero. È stata, credo, la prima retrospettiva della sua opera realizzata in Italia. Uomini, animali, vegetazioni, cui tratti riportano alla memoria dell'America Latina e alla esuberanza delle forme. Osannato tantissimo dal pubblico, ma Orazio non tanto amato dai critici. Senti Matilde, ma perché Botero, questa è una domanda immagino ricorrente, perché Botero dipinge uomini e donne sempre dalle forme generose? Caro Orazio, c'era una volta, tutto inizio nel 1956, quando l'artista applicò per la prima volta questa dilatazione di forme non a una figura umana, bensì a un mandolino. Questa prima opera è conosciuta come Natura morta con mandolino e all'epoca aveva disegnato lo strumento in modo più allargato rispetto alle proporzioni corrette. E dopo aver dilatato il mandolino ha fatto lo stesso con altri oggetti, animali, esseri umani, conferendo a tutti quell'aspetto panciuto che è poi il suo marchio di fabbrica. Tra l'altro, in proposito, il pittore ha fatto anche una singolare dichiarazione. Sì, lui ha detto a un giornalista che in realtà dipinge ed è attratto dai volumi. L'esagerazione estetica per lui ha una sua funzione stilistica. Botero è un pittore figurativo, ma non è un pittore realista. Un po' come dire, Matilde, che le sue figure sono ancorate alla realtà, ma non lo rappresentano. Sì, hai perfettamente centrato la questione. La sua creatività è basata sulla forma e sul volume che diventa anche sensuale. L'abbondanza in realtà è positività, vitalità, energia. Ecco, mi domando quale sia il suo ideale di donna. Beh, Botero ha dichiarato che il suo ideale di donna è una figura molto esile, al contrario. E tra le altre curiosità? Lo sai che ha una casa a Pietrasanta, in provincia di Lucca, un posto scelto dal maestro proprio per stare vicino alle cave di marmo, materia prima delle sue sculture, e a Pietrasanta, in piazza Matteotti, c'è una sua opera in bronzo di quasi 4 metri che raffigura un gigante guerriero. Lo sai, Matilde, che mi piace molto la coppia di Botero della Gioconda. Beh, in effetti la sua Monna Lisa nel dipinto è molto giovane, molto, ovviamente, molto più rotonda. E c'è anche da dire che Fernando Botero ha affrontato anche temi tragici nelle sue opere, a cominciare dalla Passione di Cristo. Sono dei bellissimi dipinti, nello stile boteriano, un tributo al sacro secondo la sua cifra stilistica. Lui ha realizzato una splendida rappresentazione della Via Crucis con una serie di dipinti a olio e disegni che raccontano gli ultimi giorni terreni di Gesù, e queste opere sono state regalate, pensa, al Museo di Antiochia di Medellin proprio da Botero in occasione del suo 80° compleanno. Generoso dunque. Generoso, vero artista che crede, chiudo con la sua citazione, che l'arte debba dare all'uomo momenti di felicità. Lui parla dell'arte come di una sorta di rifugio nello straordinario. È proprio quello che mi capita quando osservo le curviline di Botero. Lo sai, Orazio, ho quasi l'impressione di entrare in punta di piedi in un realismo magico. Il volume rimanda ai contenuti. Valore quindi, Matilde, alle forme che hanno tanto da raccontare. Sì, buona giornata di sostanza a tutti gli amici di Radio Vaticana Italia. Allora grazie Matilde per i tuoi consigli che i nostri amici in ascolto possono ritrovare su... sul blog isegretidimatilde.com. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Da Orazio Coclite un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena domenica.